Il gran caldo, l'inizio targato primo settembre, qualche ritardo nella preparazione e nell'ottenimento della forma migliore, lo reca. Mancanza di lucidità sottoporte e la poca precisione bloccano la gara su uno 0-0 non particolarmente piacevole. La Fiorizione fa la partita e Massitorello attende e cerca di pungere ad inizio match e a fine gara. I padroni di casa recriminano per alcune situazioni in area di rigore poco chiare a loro giudizio. Docente spreca due occasioni ghiotte nel primo tempo, mentre nella ripresa a seguire il compagno ci pensa Cecchetti. Ma veniamo alle azioni salienti. Dopo due minuti sul cronometro, il Massitorello, formazione ferrarese proveniente dalla promozione, impegna direttamente a calcio piazzato Passaniti. Al decimo la Fiericione ha la grande chance. Docente mette turbo, buono l'arresto della sfera, ma è precipitoso e scoordinato al momento della conclusione. Primo piano per l'ex Rimini. Dalla panchina Lorenzi, Maidomo prova a dare le giuste indicazioni, ma il bomber davanti a Badese si lascia ipnotizzare la conclusione con il successivo disimpegno della retroguardia ospite. Tie break, come si usa fare d'inizio campionato per permettere ai giocatori con il gran caldo di dissetarsi. Primo piano per Borghini, proveniente dal Coriano, e De Luigi. Alla mezz'ora d'astuzia Giunchetti si lascia andare in area di rigore rimediando il cartellino giallo per simulazione, mentre un giro di lancette dopo la grande chance capita al Massitorello. La conclusione di Bassoli fa gridare al gol. Passaniti vede il pallone sfilare fuori dal montante sinistro. L'ultima emozione, la Fiericione la regala con questo calcio piazzato battuto da Inchisi con conseguente colpo di testa di Tamagnini, ma nulla da fare. Squadra riposa sullo 0-0 con il tecnico Lorenzi che ha qualcosa da dire a Guardalini e Poggi, reo di alzare troppe volte la bandierina. Ad inizio ripresa la Fiericione tenta la via del gol, ma prima Giunchetti si lamenta per un altro fallo subito in area di rigore, ma la palla più limpida arriva per i padroni di casa, ma l'arancione che ricorda l'Olanda del 1970 al sesto minuto. Docente va sul fondo, mette al centro, ma Cecchetti complice anche una deviazione, mette incredibilmente al lato. Lo stesso Cecchetti ed infine Borghini con due azioni fotocopie provano a trovare la mattonella vincente per impensierire Vadese, ma il portiere blocca entrambe le occasioni senza patemi. E quando il gol sembra cosa fatta, l'asse Giunchetti docente confeziona l'ennesima palla gol, ma l'attaccante ex Rimini in acrobazia non riesce ad incidere come vorrebbe. Altro episodio dubbio, qui Giunchetti in area di rigore viene toccato da Gessoni, l'arbitro anche in questo caso lascia proseguire, il replay prova a darci una mano. Nel frattempo la stanchezza in campo si fa sentire, Anastasia e Ghelinzoni sono colti dai crampi. Finale da numero 9, Docente da una parte dalla distanza chiama la presa a terra Vadese, mentre dall'altra Gili, dopo aver fatto a sportellate con mezza difesa, trova la giusta angolazione ma non la potenza per bucare la porta difesa da Passaniti. E su questa occasione termina un match che vede entrambe le squadre dividersi la posta in paio. E un gruppo di 12 ultras con la passione per i propri colori fare festa, perché da neopromossi un punto in terra nemica al debutto è sempre un punto. Mentre per la Fiericione a prendere le misure per la porta ci pensa lui.